Ciao a tutti e bentornati a una puntata speciale di Biblioboom. Oggi Francesco e Alberto ci racconteranno dalla piazza che sta davanti alla Biblioteca Centrale in Villa Milius un evento speciale. Sesto scrive, la prima rassegna dedicata agli autori sestesi. Vai Francesco. Elios, mamma, manchi solo tu stamattina qua in questa meravigliosa giornata dove questa piazza è addobbata, allestita, arredata, apparecchiata con libri. E grazie a Sesto Scrive. Scusa. Grazie a Sesto Scrive. Alberto, cosa vi siete inventati? Allora, ci siamo inventati una fiera dell'editoria sestese. Meraviglia. Sì, perché a Sesto abbiamo tanti autori, abbiamo tante case editrici. E abbiamo pensato di fare una giornata in cui mettevamo insieme gli amici della biblioteca, che sono tra gli organizzatori della giornata, le case editrici, Mimesis, Tarantola, e selezionare un numero di autori che oggi presentiamo. Oggi. Quindi oggi ne abbiamo, stamattina ne abbiamo 10, oggi pomeriggio ne avremo altri 10. Ma nel frattempo intermezzati da chicche. Da chicche. Chicche assolutamente, nel Poi, senso che so che chiudiamo con un stasera bellissimo chiudiamo con un concerto. bel concerto di quartetto, due sax, una batteria, un basso con letture, reading, insomma sarà un esperimento. Experience, experience. Experience. Elios, adesso ti portiamo un po' in giro per i tavoli, perché qua i libri sono veramente da raccontare. Il primo autore è Elena Bassani con Flor. Eccola qua. Elena Bassani è educatrice di Di sostegno sostegno. qua nelle nostre scuole, però ad un certo punto scrive e scrive Sì. Flor. Sì, decido di scrivere Flor. In particolare nel 2021 ho fatto un breve corso di scrittura creativa e dopodiché ho deciso di buttarmi in questa avventura. Era da tanto tempo che sognavo di scrivere un libro e è nato Cinque parole, così. che ce lo racchiude pochissimo, lo so, per chi scrive, però io la faccio vedere bisognerebbe questa figura. leggere tutto il Sì, libro, tutto il bravo, libro, però tu in cinque però parole stimola in cinque le parole. storie, perché Allora, leggere Flora. Flor, innanzitutto il titolo è il nome della protagonista, Flor, che è una artista italiana. Che si trasferisce a Rio de Janeiro e si cimenta con l'autoritratto. In particolare decide di affidarsi alla fotografia, e quindi è un romanzo sulla ricerca della propria identità, sul confronto con lo sguardo degli altri, e quindi secondo me è molto interessante. È un romanzo di formazione, secondo me è molto interessante e utile. Perché arrivo di Perché Rio de Janeiro? Perché Flora è un'anima molto contraddittoria e quindi mi serviva un'ambientazione che fosse altrettanto contraddittoria. E Rio de Janeiro direi che lo è. Naturalmente il libro da oggi disponibile in biblioteca a Sesto Giovanni. Grazie, Grazie. Ah, il tour continua e adesso ci troviamo Adesso qua. siamo qui con Giulia De Gaetano e la sua assenza. Ecco qua Giulia, educatrice presso il comune di Milano, Asili Nido. Io devo dire che in voi vedo delle sensibilità pazzesche, perciò partiamo con questi complimenti perché chi lavora con i piccolissimi, fantastico. Giulia, ci parli un po' del tuo libro, di cosa parla, cosa ti ha spinto a scriverlo? Allora, il mio libro è molto leggero, molto divertente. È nato in modo inaspettato e spontaneo, nel senso che è partito come esercizio di scrittura nel periodo del lockdown per tenermi un po' in allenamento e da lì si è sviluppata tutta la storia e si è trasformato in un libro praticamente da solo. La storia si è scritta un po' da sola. E di cosa parla questa storia? È una storia un po' surreale, ambientata in un contesto reale, però insomma c'è questa persona che si sveglia nel sesto opposto la mattina. E quindi da lì poi si sviluppa e succedono una serie di cose, e
evolve nel tempo, perché all'inizio è uno stadio molto primitivo e quindi impara a conoscere il mondo e a conoscere anche se stesso attraverso questa esperienza. Se stesso o se stessa? Sì. Bisogna leggere. Esatto. Però scusami, ho avuto un piccolo flashback di una sceneggiatura, potrebbe diventare tranquillamente un film. Mi piacerebbe, non sarebbe, sarebbe bello. È quelle storie che sono affascinanti e rendono belle anche il nostro cinema. Perciò grazie di essere qua. Grazie, il libro ovviamente è disponibile in biblioteca da domani. Grazie Giulia, grazie a voi. Eccoci qui con Ivan Brentari, scrittore. Sì. Allora, di cosa parla il tuo libro? Parlaci un po' di te, del tuo libro. Questo libro è un noir, ambientato a Milano, c'è la scomparsa di un sindacalista e contemporaneamente l'omicidio di una prostituta. Queste due cose che sembrano divergere, andare in due direzioni diverse, in realtà convergono, poi hanno poi a che fare anche col passato del protagonista, che è un commissario di polizia, però con dei trascorsi in particolare, diciamo. Sì. Abbiamo letto, ce lo siamo goduti. Ok, meno male. Scrivere noir, thriller, tutti gialli, c'è comunque un disegno, no? Nella riflettere, nel pensare rispetto alla scrittura che poi deve arrivare. Come la esprimi tu? Lavori con storyboard, lavori con appunti, come funziona la tua creatività? Quando ho scritto questo libro non avevo ancora un metodo specifico di lavoro, quindi andavo un po' a occhio, ecco, poi ha avuto una gestazione piuttosto lunga. Oggi ho un metodo di lavoro molto più strutturato e sostanzialmente sì, penso per 5, 6, 8, 9 mesi alla storia, poi su un grande foglio scrivo in maniera schematica tutta la storia con frecce, simboli, eccetera, dopodiché estrapolo dei singoli episodi, anche lì faccio degli altri schemi, e dopodiché sono in grado di scrivere capitolo per capitolo una sceneggiatura del libro dove c'è esattamente tutto quello che succede dal primo capitolo all'ultimo, prima ancora di scrivere la prima parola. È un lavorone. Sì. Nel fuoco si fanno gli uomini, Ivan Brentari, leggetelo, vale la pena. Ma sarà disponibile in biblioteca. Grazie mille. Federica Nidolo, Nerino, un diario a quattro zampe, diciamo che l'argomento lo centriamo immediatamente. Esatto. Poi devo dire che ha una costruzione che a me piace tanto perché è facilmente leggibile anche a livello di carattere, è un cane. È il mio cane. Allora dice, cane. Parte da una storia vera. Sì, parte da una storia vera. E praticamente è come il cane, il nostro cane ha vissuto l'arrivo in una nuova famiglia. Quindi è il punto di vista del cane, praticamente. Il cane stesso che racconta. Il cane, però, era già stato protagonista di un altro. Esatto, il cane è stato protagonista di Come un cane può cambiarti la vita, dove a differenza di questo libro, però, il racconto parte dalla proprietaria del cane. Quindi ho fatto sia il punto di vista del proprietario che il punto di vista del cane. Due punti di vista diversi. Esatto. Che rapporto c'è? Di che cosa ti occupi? Tu ti occupi, lavori per la sezione personale. Sì. Quanto è entrato dentro l'esperienza lavorativa, i tuoi studi, la formazione, dentro un libro che secondo me ha delle emozioni che si raccontano benissimo? Allora, diciamo che io di formazione ho studiato psicologia triennale e magistrale, quindi credo che alla base poi di tutto ci sia sempre qualcosa di psicologico, quindi anche il fatto di medesimarsi nel pensiero del cane, credo che gli studi fatti abbiano insomma portato a immaginare questo mondo che magari a volte può sembrare complicato.
Bellissimo. Beh, adesso Federica le facciamo gli auguri perché È diventata mamma da pochissimo, però ci ha tenuto a essere qui con noi oggi e noi siamo contenti. Molto contenti. Grazie mille. Nerino, un diario a quattro zampe anche in biblioteca. Grazie mille. Ok, eccoci qua, continua il nostro tour in questa meravigliosa manifestazione che Sesto scrive a Sesto San Giovanni. Tiene. Ma adesso un incontro felicissimo, siamo con Davide Pavan e il suo libro che porta oggi qua in piazza è L'unicorno triste. Davide, allora, questo unicorno da dove arriva? Arriva da un'ispirazione, perché l'unicorno è da sempre il mio animale preferito, perché è puro, buono, rappresenta l'innocenza, la purezza e viene sempre ritratto come una creatura buona, e mi serviva un soggetto per fare questo racconto che sarebbe anche autobiografico, perché racconta di tutte le mie esperienze da autistico, e quindi ho scelto l'unicorno. Perfetto, io ho una curiosità, questa edizione è scritta in inglese e in Swahili, come mai in inglese e in Swahili? Perché quando mio padre è andato in Tanzania, circa 2 anni fa mi pare, alcuni suoi amici che ha incontrato lì volevano una copia del mio libro inglese e Swahili. E praticamente mio padre ha deciso di accontentarli. Fantastico, che bello. Vabbè, quindi, allora l'unicorno triste in biblioteca ce l'abbiamo in italiano, non in swahili, però Davide Pavan è con noi oggi a Sesto Scritto. Sì, e che in futuro arriverà anche la versione inglese e spagnolo. Fantastico, bellissimo. Ottimo. Grazie di tutto, Davide. Prego. Giordana Bonfanti, ovviamente qui siamo con Savino Bonfanti. Giordana è la figlia che oggi purtroppo non è potuta essere presente, che però ha presentato questo libro, I quadri dell'anima, a Sesto Scrive, e noi l'abbiamo selezionata. Savino, ci parli un po' del libro di Giordana? È un libro così molto interiore, nel senso che racconta la storia di questa psicologa, quindi una professionista affermata, che però nonostante i suoi studi aveva rimosso gli eventi del passato, fin quando per caso riscopre i pennelli, gli acquarelli, le tempere del nonno e ritrova e ripercorre il suo passato verso un futuro che non era quello che si era data, e quindi è veramente trova nella sua vita uno sbocco diverso da quella che lei invece pensava di fare, ma derivato da questa esperienza, da questo ritrovarsi, che non è solo ritrovare il passato ma ritrovare se stessa dopo un periodo invece un po' burrascoso, Di che cosa si occupa Giordana? Giordana è un'educatrice, quindi lavora nelle scuole, lavora con gli anziani e così. Però ha preso questa passione della scrittura, infatti. E noi lo ospitiamo volentieri. Infatti abbiamo visto che insomma, non è il primo libro che scrive Giordana. No, ce ne sono degli altri. Ci sono gli altri e due sono in cantiere. Due contemporanee. Sì, no. Sì. Allora, gli piace la poesia, per cui ho scritto 2 libri di poesie, poi naturalmente avendo 3 figli, il più grande ha 19 anni, quindi li ha cresciuti e ha scritto anche per i ragazzi, quindi il Fidarsi alle stelle e l'ultimo Fiamme rosse che è uscito da poco, sono proprio libri dedicati ai ragazzi, che parlano di ragazzi, delle loro vicende, della loro vita, di quello che loro provano. E poi, stranamente, con suo marito hanno trovato un diario del bisnonno. Dunque, il bisnonno era trentino, di una valle del Trentino, che ai tempi della
il 18 della prima guerra mondiale, naturalmente l'Austria li ha mandati però a combattere sul fronte orientale, perché non garantivano la sicurezza. E lui descrive questo, pur essendo un valigiano, però aveva imparato a scrivere e teneva il diario di questa sua esperienza, soprattutto dell'esperienza più grossa, che è stato il ritorno, perché quando hanno avuto la possibilità di rientrare in Italia, per arrivare in Italia ha percorso tutta l'Asia, è arrivato fino a Pechino, poi finalmente a Pechino una nave le ha portato giù a Palermo, poi a Napoli e è arrivato poi a... E quindi tiene conto un po' di queste e riporta anche gli usi e costumi che incontrava durante questo suo lunghissimo viaggio di ritorno. Proprio lungo. Va bene. Perciò, Giordano in biblioteca. I quadri dell'anima, in biblioteca. Adesso siamo qui con Sogni Provvisori di Sara Marcante, che è un'agenzia per il lavoro e che propone mansioni temporanee. Ma soprattutto improponibili, come progettista di banane, tatuatori di cinghiali o demolitori di entusiasmi. Sì, è uno dei miei lavori preferiti. La protagonista deve valutare dei progetti e trovare quello che non va. Un lavoro bellissimo, no? Fantastico. Tu di cosa ti occupi, Sara? Mi occupo di sicurezza sul lavoro. È un po' il tuo... Sì, nella mia carriera lavorativa ho avuto modo di vedere tante situazioni un po' al limite dell'assurdo e del fantascientifico quasi, e le ho riportate in questa storia, dando voce a questo personaggio che si chiama Elettra Magnete, anche sì. Il nome è tutto un programma. Elettra Magnete. Assolutamente, è un personaggio molto diverso da me. Ma diciamo la parte più, forse più repressa di me, ma anche forse di molti di noi, perché chi non vorrebbe poter rispondere con delle parolacce paese, qualche sì. capo. Ma tu questo lo individui già in un sogno provvisorio? Le per esempio di poter mandare a ranare qualcuno a cui non si può. Allora, in tempi lontani, quando ero una giovane ingegnera che ancora non aveva capito bene come funzionavano le cose, assolutamente avevo a volte questa tendenza a dire quello che pensavo. Poi si matura. Adesso ho imparato a contare fino a 150. E si prendono quelle distanze che ti fanno vivere. Però lei può permettersi ancora di farlo. Elettra. Sogni Provvisori è un libro molto divertente. Lo trovate anche in biblioteca. Grazie a Sara. Grazie, Sara. Alla grazie a voi. Grazie. Alla prossima. Grazie. Silvio Lacorte, Antropocenere, per Mimesis Edizioni. Un romanzo che però, insomma... è a metà tra un strada tra un romanzo, una cronaca. Di cosa parla Antropocenere? Antropocenere in due parole parla di un ragazzo che si illude di poter andare a lavorare e costruirsi un futuro in Qatar, un ragazzo originario del Bhutan, e cade nella trappola. Perché trappola? Perché andare a lavorare in Qatar alla costruzione degli stadi voleva dire anticipare, impegnarsi a restituire 5.000 euro a chi ti portava, ti assicurava il lavoro lì. Però siccome gli interessi sono da usura e per davvero, tu cadi in una trappola e non ne vieni più fuori. Hai un solo modo davvero per venirne fuori: buttarti giù dallo stadio e suicidarti. Oh, è raccontata ed è quel, la storia, ed è quello che fa. Perché? Diciamo. Perché ho voluto drammatizzare? No, perché su 13.000 morti, se uno va in internet e legge le indagini del quotidiano Guardian, il Guardian scrive che sono morte più o meno 13.000 persone, di cui il 9% suicidati. Ora il 9% di 13.000 fa 1.000 circa, quindi un migliaio si sono suicidati per uscire da quella trappola. Altri hanno aspettato la morte, perché lavorare in Qatar, io insegno educazione fisica, però il mio libro di fisiologia si chiama Fisiologia dello sport e del lavoro. So
a quale umidità non si può più, a quale grado di umidità non si può più lavorare, abbinata a quale temperatura. Quindi tanta gente è morta perché, voi avete visto i mondiali del 2022, c'erano i condizioni, anch'io molto vagamente perché non avrei retto, c'erano i condizionatori in orizzontale per i calciatori, i condizionatori d'aria per i calciatori. Questo è il Qatar, quindi giocare a calcio è difficilissimo, lavorare 14 ore, l'ho fatta lunga, ma è questo. Un libro che troverete anche in biblioteca, perciò vi aspettiamo. Grazie, grazie a voi, ciao, Antropoceno. Eccoci qua, allora Stefano, che già conosciamo bene, i nostri Biblio Boom Women and Men, lo conoscono perché lo conosco perché noi abbiamo già parlato insieme a Stefano di questo bellissimo progetto che è diventato una realtà importantissima, sappiamo che va a Aruba e che è di un gioco da tavolo. Stefano, uno storico, diciamo, e lo facciamo insieme ad un altro storico, gli facciamo raccontare la nuova esperienza che porta oggi qua a Sesto Scrive. Rotta Carovaniera però non è un gioco, ma un libro di poesie. Parlaci di Rotta Carovaniera. Sì, allora, questo è un libro di poesie che ho scritto a partire dal liceo fino a pochissimi anni fa, e per tanti anni è rimasto semplicemente una serie di quaderni, una serie di cassetti, mai pubblicati, scritti solo esclusivamente per me. Poi è arrivato un momento in cui ho pensato che fosse il caso di provare in qualche modo a dargli una forma, e così è venuto fuori un libro che ho deciso di pubblicare dopo anni di tentennamenti, di riflessioni. Di attese. C'è un filo conduttore? Sì, un grande filo conduttore è il viaggio. Il viaggio, che è qualcosa che a me ha sempre appassionato molto, viaggi nei deserti, nel Medio Oriente, quindi il viaggio è sicuramente un elemento fondamentale, ma anche vissuti personali, piuttosto che questioni anche buie, momenti difficili che una persona ha attraversato, che io ho attraversato, e che mi hanno poi portato a mettere su carta qualcosa che avevo bisogno di mettere su carta. La poesia aiuta molto a esprimere l'interiorità. La poesia aiuta a sopravvivere a certe cose e a vivere meglio altre. Fantastico. Bellissimo. Con questa veramente. Il vino. Esatto, insieme al vino. Questa, insieme al vino. Poi noi siamo una città un po' con tutto l'amore che abbiamo per la poesia, facciamo un sacco di attività. Infatti il 21 marzo questa piazza si arreda di poesie attaccate in giro per tutta la piazza, dove tu passi, prendi la tua poesia e te la porti a casa. Meraviglioso. Perciò noi siamo fan e amanti, innamorati della poesia. Stefano Scioli, ovviamente, con Rotta Carovaniera, lo trovate in biblioteca. Grazie Stefano. Grazie, e buona Stefano. Giornata a tutti. Grazie a voi. Grazie. E chiudiamo la mattinata con il tempo di una cena di Marisa Forestiere. Marisa Forestieri, che dall'affluenza allo stand ci siamo dovuti spostare, ci siamo dovuti venire qua nella sala un po' al chiuso perché lì un sacco di gente. Sì, quanta soddisfazione stamattina. Sì, è vero, e devo ringraziare i miei figli che io loro incontro indifferente. E loro, ma non come credi? Insomma, loro sono proprio più di me, sono nella vita, perché la vivono ogni giorno, io sono in casa. E allora no, ho accettato il loro consiglio. Stamattina sono partecipato e con sorpresa mi vedo tutto questo. Mi sento un po' ubriaca. Quant'è il tempo di una cena? Dunque, il tempo di una cena è stato il proprio come ho conosciuto mio padre. L'ho visto entrare in quella casa dei parenti. Abbiamo cenato assieme, io molto rigida, mia mamma Ine, perché insomma mio padre ci aveva abbandonato da bambini, le solite storie di uomini. Vabbè, ci sta, oggi c'è l'experience, ce lo portiamo a casa. No, bene.
e quindi sta faccio un film. Il tempo di una cena, stava parlando della cena con suo padre. Ecco, la cena con il padre. E noi eravamo ospiti da dei parenti giù in Sicilia, eravamo andati in Sicilia perché volevamo vedere il nostro padre, perché non l'abbiamo visto. Perché, scusi se lo interrompo, ma questo è un romanzo autobiografico. Sì. Parla del suo rapporto con il suo padre. Come l'ho conosciuto? Cercando nella storia conosciuta, mamma, è lui, per dire, ecco. E quando è sceso dal treno, che non sapevamo che faccia aveva, perché non tornava da tardi, mia mamma urlava, forestiere, forestiere, finché uno ha detto, forestiere, guardi, è rimasto in Africa perché aveva la moglie e i figli. A mia mamma! E lì c'è scritto... È un romanzo che parla della sua storia, ma anche di un'epoca, ma anche di un'epoca storica, insomma, quello che è successo. La mamma, appunto, che ha influito anche su di noi, ha influito anche su di noi. E quindi è una cosa molto sentita. Grazie mille di essere qui con noi oggi. Il tempo di una cena lo trovate ovviamente, come tutti gli altri libri, nel catalogo della biblioteca. Grazie a Paese Forestiere e grazie a tutti. Grazie.